Simone, complimenti, giochi a testa alta, sei al servizio della squadra, tiri, oggi ti è mancato solo il gol, veramente una prestazione sontuosa, quindi la parola a te. Intanto ti ringrazio, penso che abbiamo fatto tutti una grande partita, peccato che non sono riuscito a segnare, però sono contento lo stesso. Tra l'altro ci sei andato vicinissimo, ti ha fatto un paratone il portiere, vabbè, insomma. No, ti chiedo questo, l'aveva detto già il mister, insomma, parla di te benissimo, hai grandi qualità, oggi l'hai dimostrato, dopo i primi 10 minuti sei uscito veramente alla grande. Allora ti chiedo, insomma, voglio dire, ti dispiace un po' non essere un titolare fisso in questa squadra, però insomma questa è un'ulteriore dimostrazione della forza di un gruppo laddove chiunque entra fa grandi prestazioni come le tue. Beh, sicuramente giocare tanto a un giocatore comunque piace, vorrebbe giocare sempre, però io sono al servizio della squadra assolutamente, se gioco dall'inizio, se entro o se non gioco, io do sempre il massimo. Ecco, siccome tutti abbiamo un po' capito che tu potresti starci benissimo titolare, perché ha delle qualità incredibili, c'è stato un momento difficile per te in questo campionato in cui, quando hai capito che la prima scelta era un'altra, l'hai subita oppure l'hai sempre presa con una certa filosofia e ti trovi bene così e stai bene così? No, l'ho presa con l'atteggiamento giusto, nel senso di allenarmi sempre più forte per meritarmi un posto da titolare e niente, io lavoro per questo, lavoriamo tutti per questo, vorremmo tutti giocare, però fa parte del calcio, ecco. Simone, questa squadra sembra non avvertire la pressione ed effettivamente è così, poi vedendo anche i risultati che ottenete domenica dopo domenica. Tu oggi mi sei sembrato anche giocare con una leggerezza molto particolare, nel senso anche tu molto libero. E poi il mister ha detto che domani non guarderà Avellino Crotone. Ti chiedo se tu farai la stessa cosa oppure no. Ma forse la guarderò, però dobbiamo pensare a noi stessi. Dipende solo da noi, non dobbiamo avere nessun tipo di pressione, dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare, andare in campo liberi con la testa, però facendo le nostre cose, quello che proviamo durante la settimana. A volte hai giocato su Sunas, oggi hai giocato su Guion, potresti giocare su Verna, cioè sei un giocatore molto duttile. Dov'è che secondo te puoi esprimerti al meglio? E poi la seconda cosa, da quando sei qui, cosa o chi ti ha impressionato di più? Il pubblico, l'allenatore, qualche tuo compagno? Come prima domanda, me l'hanno anche già fatta, mi sa, la scorsa volta. Mi trovo bene in tutte e tre le zone, non saprei dirti in quale sono più determinante, perché comunque mi piace fare, mi ricopio tutti quei tre ruoli lì, mi piace farli. E poi mi ha colpito tutto, diciamo, dalla società, compagni, all'ambiente, allo stadio, sempre pieno, c'è una passione incredibile.